Serata di musica suggestiva e carica di emozioni nel chiostro del vecchio ospedale di via Agostino Bassi a Lodi. Nel terzo dei quattro appuntamenti organizzati dalla Proloco, il soprano Rosanna Pellicani all'arpa celtica e Alessandro Vescovi al violino hanno reso omaggio a due maestri della musica italiana, Franco Battiato ed Ennio Morricone. Nella prima parte della serata sono risuonate in chiostro le note del cantautore siciliano a partire dai Treni di Tuso. Poi alcuni dei brani più celebri di Battiato, da La cura a Povera Patria, da E ti vengo a cercare a Te lo leggo negli occhi. La seconda parte, dedicata ad Ennio Morricone, si è aperta invece col tema centrale del film Ambition. Poi una breve carrellata di brani tratti dalle più celebri colonne sonore composte da Morricone nella sua lunga e prolifica carriera musicale. Dopo questo appuntamento dedicato alla musica, la rassegna organizzata dalla Proloco chiuderà i battenti sabato 17 settembre con una intervista scapigliata a Paolo Gorini, tratto da un testo di Alberto Carli che ripercorre le vicende del noto scienziato lodigiano, celebre ancora oggi per i suoi studi sulla conservazione del corpo umano.